1 gennaio 1982, festa di Maria Santissima Madre di Dio. Sono la madre della Consolazione. Iniziati oggi un nuovo anno, nella luce della mia divina maternità. In questo primo giorno, la Chiesa mi invoca come madre e chiede che distenda su tutti la mia materna protezione. Oggi vi unite anche nel domandare a Dio il dono della pace e la invocate attraverso la intercessione di colei che voi chiamate Regina della Pace. La pace è il più grande dono del Signore che vi è stato elargito proprio nel giorno del Natale. Gesù bambino, che contemplate così fragile nel momento della sua nascita a Betlemme, è il principe eterno della pace. Il suo nome è pace. Il suo dono è la pace. La sua missione è quella di portare a tutti la pace. Gloria a Dio nell'alto dei cieli e pace in terra agli uomini di buona volontà. Hanno cantato gli angeli festosi attorno alla mangiatoia nella notte della sua nascita. Pace fra Dio e gli uomini, ed è per essa che il Verbo del Padre si è incarnato nel mio seno virginale, è nato a Betlemme e si è immolato sul Calvario. Pace fra tutti gli uomini, perché siete tutti figli di Dio, veri fratelli di Gesù e fra di voi. Nel vivere la vostra fraternità è la sorgente della pace fra gli uomini, perché il dono della pace si trova solo sulla strada dell'amore che si percorre nell'osservanza della legge di Dio e dei suoi comandamenti. In essi si insegna ad amare Dio, se stessi e il prossimo. Con essi si costruisce l'armonia fondata sulla giustizia, sulla verità e sull'amore. Fino a quando non si accoglie il Dio della pace, anzi, se si continua a negarlo ostinatamente ed a rifiutarlo, non si potranno neppure salvaguardare le esigenze del rispetto dei diritti umani e civili dell'uomo. Se non si osserva la legge del Signore, anzi, se viene sempre più apertamente violata, l'umanità corre sulla strada del disordine, dell'ingiustizia, dell'egoismo e della violenza. Per questa ragione, mai come ora, l'umanità è tanto minacciata dalla guerra e dalla sofferenza. Quanto dolore io vedo sparso su tutte le strade del mondo allo schiudersi di questo nuovo anno. Le sofferenze dei piccoli, cui manca cibo ed assistenza, dei giovani abbandonati e delusi, degli uomini conculcati nella loro dignità e resi strumenti di dominio e di sopraffazione, delle donne che piangono sullo sfacelo del loro focolare. L'umanità è vicina al pericolo di una nuova guerra mondiale. Quanto è grande la mia angoscia per ciò che vi attende, miei poveri figli, tanto minacciati dalla fame, dalla guerra, dall'odio e dalla violenza. Riparatevi oggi sotto il manto della vostra Madre Immacolata. Mai come in questi tempi sento la materna necessità di dare conforto al vostro dolore, fiducia al vostro scoraggiamento, speranza alle vostre delusioni e sicurezza nelle vostre tribolazioni. Ormai sentirete sempre la presenza consolatrice della vostra Mamma Celeste. Essa diventerà più forte quanto più grandi saranno le sofferenze che dovrete sopportare nel periodo più doloroso della grande purificazione. Sono la madre della consolazione. Sentite il mio grande conforto che vi darà coraggio e riparo. Soprattutto nel vivere le sanguinose ore della prova che da tanto tempo vi è stata da me preannunciata. Per questo oggi tutti
vi ricopro del mio manto, vi raccolgo nel rifugio del mio cuore immacolato, vi incoraggio alla fiducia e al vostro filiale abbandono e vi benedico.